Cari amici, bentrovati! Come promesso, eccoci pronti ad analizzare una notizia bomba. Il dottor Ivan Giordano, collegato da Milano, ci esporrà la risposta ad un suo interpello fresco presentato all'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna nel merito della cessione di crediti riferibili a condomini non in regola con le spese condominiali. Dunque la domanda è questa. Un condomino non in regola con i pagamenti condominiali, dunque potenzialmente moroso, potrà accedere al diritto di ottenere e gestire i crediti d'imposta derivanti dal superbonus? Ne parliamo con il dottor Ivan Giordano, responsabile organismo di mediazione ed ente di formazione ICAF, tributarista, giornalista, docente, giurista d'impresa, esperto contabile e tanto altro ancora. Ma prima di passare la parola ad Ivan, se non l'avete ancora fatto, vi chiedo la cortesia di iscrivervi al canale. Per voi è un gesto assolutamente gratuito, ma che mi dimostrerà il vostro apprezzamento per i contenuti che sto continuando a produrre. Attivate la campanella per ricevere le notifiche sui prossimi video, lasciate un like e soprattutto un vostro commento. Ma non perdiamo tempo e iniziamo. Ivan, bentrovato e di nuovo grazie per aver accettato il mio invito. Ciao Diego, grazie a te per la piacevolissima occasione di condividere ancora questi temi con i nostri amici da casa. Beh, diciamo che sei un vulcano in piena eruzione, una fonte di ineccepibile informazione e non a caso per questo vi chiedo a tutti di iscrivervi al canale YouTube ICAF TV del dottor Ivan Giordano, dove troverete continue pubblicazioni estremamente interessanti. Vi lascio come sempre il link in descrizione. Eccoci pronti, Ivan, a rilevare i contenuti della risposta 909-1342 del 2022 dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna al tuo interpello. Quindi io partirei con la prima domanda. Diciamo che è sempre stato molto difficile leggere ed interpretare gli interpelli. Aiutiamo i nostri amici da casa a capire innanzitutto come è strutturato un interpello. Allora sì, oltretutto guarda Diego, questo interpello è anche un interpello molto semplice da leggere, cosa che è una caratteristica che non appartiene a tutti gli interpelli, perché sono molto tecnici, hanno un contenuto tributario molto forte e quindi il comune cittadino che non ha una profilazione tributaria può fare fatica a capire l'impostazione, a comprendere il contenuto di interpello. Questo interpello è invece un interpello di assoluta semplicità. Allora, è strutturato, tutti gli interpelli sono strutturati in tre parti. Il dubbio interpretativo, la soluzione fornita dal contribuente e la soluzione dell'Agenzia delle Entrate. Quindi l'interpello non è chiedere all'Agenzia delle Entrate come va gestita una cosa, ma chiedere all'Agenzia delle Entrate se condivide come noi riteniamo che sia da gestire. Quindi c'è dubbio interpretativo, soluzione del contribuente e soluzione dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie si tratta di un importante condominio a Reggio Emilia, dove io per conto del condominio ho predisposto l'interpello e il tema era: il condominio ha delle morosità sulla gestione ordinaria e su alcune gestioni straordinarie. Non so, faccio un esempio non relativo all'interpello specifico, non so, rifacimento autoclave, riqualificazione ascensori, eccetera. E al momento in cui si deve deliberare il nuovo bonus fiscale, sia un 90, un 110, nel caso di specie un 110, ci si presenta con regolarità diverse sulle varie gestioni pregresse. Questa situazione genera dei limiti nella cedibilità dei crediti e questo è il primo quesito formulato nella fase 1 dell'interpello. Adesso poi svegliamo l'esito, però ti dico come è impostato. Nella fase 2 dell'interpello, perché l'interpello è diviso in due fasi, è: se io ho il 110, che astrattamente dovrebbe essere, per come ce l'hanno raccontato purtroppo troppe volte, un bonus a zero contributo. Come faccio ad avere una morosità sul 110? Se è un bonus a zero, se ci dicono che è tutto gratis? L'Agenzia delle Entrate risponde sul primo quesito, risponde che non abbiamo un peccato originale davanti al 110. Quindi noi arriviamo tutti quanti e anche se abbiamo delle morosità su altre gestioni, siamo tutti uguali. Il problema qual è, Diego? Che l'amministratore deve calcolare il fondo straordinario 1135 esatto, numero 4 CC, deve raccoglierlo tra i condomini e
in base all'esito di questa raccolta potrà comunicare all'Agenzia delle Entrate la percentuale di credito d'imposta maturato proporzionale alla percentuale di fondo versato. Guarda che questa cosa qua mette in discussione tutti, non uno escluso, tutti i super bonus e i bonus facciate. Quindi allora, fammi comprendere questa cosa, Ivan, perdonami, per la signora Maria, no? che ci ascolta. Quindi se il fondo straordinario che sia stato accantonato ovviamente con una quota specifica, cioè pari all'importo dovuto dai condomini, no? E quindi in modo coerente e completo. Se la signora Maria ha versato il 50% di questo fondo e quindi è morosa del restante 50%, possiamo dire che la signora Maria ha un diritto del credito d'imposta pari al 50% sul 110? Assolutamente sì. È proprio così. Facendo un esempio per la signora Maria è molto pratico, no? La signora Maria va in assemblea e in genere chi si è occupato del quadro economico dice: signora, in capo alla sua unità immobiliare maturano 50.000 euro di crediti d'imposta attraverso i quali lei pagherà la sua quota parte di lavori. L'amministratore ha accantonato un fondo. Questo fondo l'amministratore l'ha dovuto accantonare sulla base di tutte quelle regole che abbiamo trattato anche nei vari video che abbiamo fatto insieme, in alcuni che hai fatto certo. Tu nel tuo canale YouTube e in altri che poi ho fatto io nel mio, ma in generale sono attualizzazione del credito, bonus minori, uso promiscuo, gli oneri finanziari, tutta una serie di elementi che non mi consentono di cedere il credito, il compenso dell'amministratore, eccetera. A un certo punto la signora Maria si vede recapitare dell'amministratore un bollettino di 3.000 euro, perché l'amministratore dice: guardi signora, questa è la quota che lei deve pagare, il resto lo paga attraverso la cessione del credito. Si possono verificare due casi. La signora Maria, come dicevi tu Diego, paga questo importo per metà, paga 1.500. La signora Maria può mandare in cessione solo 25.000 euro su 50. Che vuol dire che l'amministratore con la rata successiva non deve sollecitare solo i 1.500 che non ha pagato la signora Maria, ma anche i 25.000 euro che non può cedere di credito. E quindi tra l'altro mi verrebbe da dire che questa situazione non è rimediabile se la signora, per i crediti ad esempio del 2022, se la signora Maria paga la quota residua nel 2023. E no, perché c'è quel problema dove dobbiamo verificare la competenza del lavoro, il principio di cassa e, come dicevamo nel video precedente di qualche giorno fa, anche la reale esecuzione delle opere iniziate o eseguite, no? Sono i tre requisiti. Quindi la signora Maria non può recuperare l'anno dopo. Se recupera l'anno dopo, si sposta il credito sull'anno dopo, però l'ha perso sui saldi precedenti. Perde un anno e quello che avrebbe potuto detrarre prima non lo recupera comunque più. Una domanda che mi viene spontanea, diceva Lubrano, ma anche che mi viene posta da molti miei diciamo spettatori che mi scrivono spesso questa domanda. L'Agenzia delle Entrate, si sta parlando quindi di una contabilità interna al condominio, verbali interni al condominio, quindi è nell'ambito dell'accertamento che l'Agenzia delle Entrate richiederà all'amministratore la documentazione probatoria della regolarità, le copie dei verbali dell'assemblea, i bilanci, le ripartizioni e la dimostrazione di chi ha pagato e quanto, giusto? E certo, se tu tieni conto, Diego, che il visto di conformità, che è le principali piattaforme di revisione che vengono utilizzate dai general contractor, Deloitte, Ernst & Young, ma anche che i commercialisti che ci seguono da casa sanno benissimo che devono seguire in termini di checklist, non contempla questo tipo di verifica. Quindi la verifica della morosità del singolo condomino sul fondo accantonato per il bonus specifico è una verifica che sfugge. Quindi viene emesso il visto di conformità anche se il condomino non può cedere o detrarre il credito. Questo è pericolosissimo perché sposta il bisogno di questa competenza a valle sull'ultimo miglio. E chi è l'ultimo miglio? L'amministratore e poi il condomino che mette la firma sul modulo che gli viene mandato a casa. E c'è un tema di fondo poi
l'Agenzia delle Entrate non potrà limitarsi a guardare quanto l'amministratore ha richiesto rispetto a quanto il condomino ha pagato. Perché come tu, essendo in prima linea a contatto con i condomini, sai sicuramente meglio di me, e come sanno molto bene gli amministratori che ci stanno seguendo in questo momento, c'è stato un primo passaggio in cui gli amministratori hanno assunto la consapevolezza che il fondo esiste e che va accantonato. Direi che questo passaggio non si è ancora completato nel suo percorso, però molti amministratori oramai sanno che questo fondo va accantonato. Allora, nella consapevolezza che va accantonato, qual è l'attività che viene svolta normalmente in fase B? Provare a accantonarlo alla misura più bassa possibile per cercare che rimanga chiaro il meno a carico possibile dei condomini. Questa condotta, come dire, astrattamente elusiva, è una condotta pericolosissima, perché l'Agenzia delle Entrate, Diego, nel interpello che stiamo commentando, nel secondo punto, non parla dell'importo richiesto dall'amministratore, parla dell'importo dovuto dall'amministratore, dovuto, e l'importo dovuto, esatto, il cui onere di calcolo è in, eccola, è in capo all'amministratore. Io qua guarda, tu hai in mente, stai pensando a quello che sto pensando io, no? Cosa succederà? Ho paura di pensare a cosa succederà, perché di fatto queste situazioni sono veramente maggioritarie, e quindi più che cosa succederà è una domanda molto complicata. Com'è possibile porre rimedio, se è possibile porre rimedio per le situazioni già successe? Allora, sto eludendo un pochino la tua domanda, perché tu sei stato chiaro: già successe vuol dire che sono chiuse. E però non voglio dare per forza mortificare le speranze e le prospettive. Allora facciamo una cosa: per chi intanto ha i lavori in corso, ha sbagliato a calcolare il fondo, non è arrivato ancora a chiusura dei lavori, assemblea straordinaria, meglio arrossire subito che sbiancare dopo, si torna in assemblea, si ricalcola il fondo e i condomini devono mettere le manine in tasca in maniera non banale, se si vuole rimanere fuori dal rischio del secondo punto dell'interpello 1342. Per chi invece ha già chiuso i lavori, è un problema, perché qua non è il ravvedimento operoso che proponevamo nel caso di maggiori cessioni in un SAL e minori il SAL successivo, oppure gli oneri finanziari all'economia del General, che le pago, mi rimangono a carico, basta che non ho ceduto sopra il plafond e pago in più, è un appalto, mi è costato di più. Astrattamente il problema è che ho fatto un regalo all'appaltatore, però ho protetto un pochino la mia posizione. Qui, se non l'ho fatto, il vero problema riguarda i condomini in prima battuta. Non c'entrano niente i general contractor e gli appaltatori, perché in questo caso, in più di una volta, come tu sai, abbiamo un po' puntato il dito su di loro. In questo caso assolutamente loro non hanno alcun tipo di responsabilità. Qui sono i nostri amici amministratori da casa, che hanno una responsabilità enorme, che è quella di calcolare il fondo. Se devono decidere se sovrastimarlo o sottostimarlo, al limite arrotondarlo per eccesso e mai per difetto, per poter dire questo. E se hanno già ceduto l'ultimo SAL, è un problema serio. È un problema serio. Quindi, detto questo, considerando che potrei dire che con questa risposta al tuo interpello un piccolo o grande vaso di Pandora si è scoperchiato in qualche modo, quindi mi pongo nella testa dei nostri amici da casa, magari condomini, che iniziano a preoccuparsi per l'iter che stanno portando avanti, per l'iter che sta proseguendo il suo condominio. Nell'ipotesi, tanto per poter lanciare un po' questa sorta di informazione appello, tu sei disponibile per eventuali analisi, nell'ipotesi in cui i nostri amici da casa richiedano una tua analisi, un tuo intervento, per riuscire a rimediare o quantomeno per tranquillizzarli, magari laddove l'iter sia stato svolto in modo assolutamente ineccepibile? Guarda, io ti ringrazio per l'opportunità. Noi abbiamo un ramo di ICAF che risponde alla mail consulenze@
istitutoicaf.it, è una mail che va direttamente a Ilaria Galli, che i nostri amici della ICAF TV conoscono perché è la nostra, esatto, la mia co-presentatrice che ti ha anche intervistato recentemente. Certo. E arrivano a lei, lei nel giro di al massimo 8 ore lavorative processa la richiesta e risponde, andando a proporre a chiunque ci chiedesse un confronto su questi temi la soluzione più opportuna. A volte è un semplice incontro Zoom di un'ora nel quale si analizza lo scenario, a volte è una piccola consulenza che va oltre l'incontro Zoom, ma in genere noi facciamo anche una quindicina di queste consulenze alla settimana in tutta Italia. Gli amministratori di condominio devono uscire da questa situazione perché rischiano con la responsabilità personale. E tu hai visto, ho visto che prima hai fatto vedere il foglio dell'interpello, hai visto cosa dice l'agenzia? Io non menziono mai l'amministratore nei quesiti. L'agenzia continua a dire l'amministratore non deve comunicare un credito superiore alla proporzione tra il fondo dovuto e il fondo pagato, neanche il fondo richiesto. Quindi qua è meglio che gli amministratori corrano ai ripari e che i condomini corrano ai ripari. Veramente questo è uno degli errori nei quali ricadono amministratori e condomini. Gli amministratori, perché sono coloro i quali hanno la responsabilità di costituire il fondo, i condomini di pagarlo, e poi nel compenso dell'amministratore hanno già pagato il suo ruolo di soggetto che costituisce il fondo, e quindi gli farebbero sicuramente un'azione di responsabilità professionale e inadempimento contrattuale. Cioè io lo vedo come un problema da risolvere adesso. Se i nostri amici da casa hanno bisogno, consulenze@istitutoicaf.it. E lo vedono in sovraimpressione. Ivan, ti ringrazio infinitamente per queste preziose informazioni, ma soprattutto per il tenace ed importante lavoro che stai svolgendo a tutela della parte debole di tutta questa vicenda, il condomino, il committente, il contribuente, ovvero coloro che in caso di problemi causati da terzi, amministratori compresi, riceveranno un poco piacevole accertamento. Ivan, nel caso avremo modo di approfondire questo argomento, laddove i nostri amici da casa ci pongano delle domande di una certa rilevanza che possano stimolare la mia e la tua curiosità. Cosa ne dici? Anticipiamo, Diego, che a breve sarai ospite negli studi di registrazione della ICAF TV, perché organizzeremo una maratona sui bonus fiscali. Lo possiamo annunciare questo? Assolutamente sì, e con grande piacere. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Se non lo avete ancora fatto, vi chiedo di iscrivervi al canale. Questo mi dimostrerà il vostro apprezzamento per i contenuti che sto continuando a produrre. Iscrivetevi anche al canale ICAF TV. Vi lascio, come sempre, il link in descrizione. Per il momento, da Diego Santi è tutto. Al prossimo video!